Mi chiamo Anna, sono napoletana ed ho 53 anni. Mi hanno cacciato da casa. A questo punto i miei problemi sono aumentati. Mi chiamo Mariana, ho 56 anni e sono bulgara. Sono sposata e con mio marito ho avuto due figli, un fratello e un nipote, con i quali non ho più contatti. Sono più di 3.000 a Napoli le persone senza fissa dimora, uomini e donne che vivono per lo più in strada. Una comunità in espansione, erano 2.000 appena 10 anni fa. Fra le iniziative sociali del Comune di Napoli si conclude in questi giorni la prima edizione di Strada Facendo, un progetto realizzato con 44 giovani volontari del servizio civile, i cui risultati sono stati presentati al PAN. Un percorso non di indifferenza, non di rassegnazione, ma invece di accoglienza e di integrazione. La mattinata è andata benissimo, le emozioni sono state molto forti e la creatività, la teatralità, la capacità anche di parlare un linguaggio moderno che è quello dei ragazzi è secondo noi la chiave vincente del progetto, che in modo straordinario è stato coordinato dalla dirigente del servizio Pino Imperatore e da tutto l'ufficio del servizio civile, che ha una grande esperienza e che la mette di anno in anno, grazie ai nostri progetti, a disposizione dei ragazzi della città di Napoli. Distribuiti sul territorio, i ragazzi hanno lavorato sulla mappatura analitica delle situazioni di disagio e delle opportunità di accoglienza. Sono stati così realizzati alcuni pieghevoli con l'elenco dei servizi per le persone senza fissa dimora e delle fontanelle pubbliche della città. Quando tu vedi tutto questo, quello che hanno fatto in quest'anno, quello che è successo in questo spazio oggi, ti rendi conto che vale la pena. Questi ragazzi hanno dimostrato una sensibilità eccezionale, una capacità di impegno notevole, una capacità proprio di saper essere oltre che di saper fare. Questo è importantissimo. Accanto alle attività di pronto intervento, il progetto ha puntato al reinserimento sociale delle persone attraverso percorsi individuali di sostegno. Importante anche il lavoro di sensibilizzazione collettiva e di comunicazione sociale per ridurre la pressione dello stigma e per prevenire episodi di intolleranza. Dar voce ai loro silenzi, perché molto spesso loro non riescono a comunicare perché sono bloccati un po' dagli stigmi che la società ha nei loro confronti. Per noi il servizio civile non finisce qui oggi, ma per noi continua. È stato un trampolino di lancio che ci ha fatto capire quello di cui veramente il mondo ha bisogno, ovvero ascolto, sensibilizzazione e aiuto concreto con mani vere e sincere.